Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza stampa pre-gara di Benevento Turris. Siamo in diretta su 8 Channel, canale 16, in compagnia di mister Gaetano Teri. Iniziamo subito con le domande. Ivan Calabrese, 8 Channel, prego. Salve mister, le chiedo che settimana è stata di lavoro per il Benevento e poi che sensazioni ci sono in vista di questo derby di domani. Grazie. La settimana di lavoro è stata buona, perché soprattutto quella prima, quella del 2023, poi adesso abbiamo continuato a lavorare ma diminuendo un pochino l'intensità. Le mie impressioni sono positive, perché c'è grande partecipazione, perché c'è grande attenzione. Abbiamo sviscerato tante di quelle cose che dovremmo fare in campo, abbiamo un po' accorciato i tempi perché non c'era tanto tempo. E sono certo che domani, magari senza grande continuità all'interno dei 90 minuti, giocheremo da squadra cercando di alzare i ritmi e mi aspetto di vedere quello su cui abbiamo lavorato in questi 7-8 giorni. Però le impressioni sono positive. Luigi Trusio, Il Mattino, prego. Ciao mister, domani rispetto all'ultima partita rientra Berra in difesa, che era squalificato con il Catania. La sua assenza si è sentita, in particolare se andiamo ad analizzare un dato, Berra, con Berra in campo il Benevento ha subito 10 reti in 15 partite, senza Berra in campo il Benevento ha subito 10 reti in 4 partite. Non so se lei crede ai numeri, ma crede che Berra possa essere un fattore? Berra è un giocatore importante in questo gruppo, nel gruppo centro difesa, però secondo me è solo un fatto statistico, occasionale, casuale, perché all'interno di questo gruppo ci sono dei giocatori che hanno, quando non c'era Berra, una valenza importante, però poi si difende e si attacca tutti insieme, si difende da squadra e si attacca da squadra mantenendo i giusti equilibri, per cui credo che sia una circostanza, fermo restando che Berra è un giocatore di grande attenzione, di grande consapevolezza e di grande qualità, ma ce ne sono tanti altri in questo gruppo, nel gruppo difesa. Poi le volevo chiedere, in difesa e a centrocampo le scelte sono un po' obbligate, siete abbastanza corti, anche domani ci saranno 8 assenti, e invece in attacco sembrava che foste insomma un po' più a posto e quindi c'era più scelta. Ma insomma mi pare che nelle ultime ore avete rischiato di perdere anche Bolsius, che avete convocato, ma valuterete domani, e immagino insomma che anche Sorrentino, che ha avuto un colpo, si era ripreso, probabilmente non ci sarà. Ma Sorrentino è un ragazzo di qualità che però per adesso ho visto poco, perché quando abbiamo ripreso ha avuto 7-8 giorni di un virus influenzale con la febbre, per cui non si è allenato. Al primo allenamento, secondo allenamento praticamente ha avuto un piccolo intoppo articolare, banale, ma comunque l'abbiamo visto poco, ma comunque non sarebbe stato disponibile per questa partita perché veniva da 7-8 giorni di febbre ed era influenzato. Davanti ci sono dei giocatori che hanno delle qualità. Ferrante è un giocatore che ha qualità per questa categoria. Dopo tocca a noi come squadra e a loro come reparto offensivo. Davanti devono cercare di legare e creare proprio reparto e non giocare in un modo individuale e così è isolato. Dobbiamo cominciare davanti, visto che giocheremo con i tre, a creare legami di gioco, perché sono molto importanti, ma è tutta la squadra che deve migliorare questo aspetto. Poi gli attaccanti magari sono quelli che per ruolo possono realizzare di più, ma dobbiamo essere in grado di portare più gente, ma soprattutto noi dobbiamo avere un obiettivo, creare opportunità. Dopo creo opportunità, realizzi anche. Franco Santo, Corriere dello Sport, prego. Salve mister. Volevo chiedere, ieri abbiamo visto un po' di allenamento, è il primo che abbiamo visto, quindi io personalmente ho visto Ciciletti molto molto dentro, non come l'avevamo visto ultimamente, insomma un po' per questioni fisiche, un po' non lo so se anche per questioni mentali,
però l'abbiamo visto molto molto preso, almeno da questo punto di vista. Ma lui come sta? Sarebbe pronto per fare almeno un po' di partita? Ciciletti, come altri giocatori che manifestano la volontà di assolvere ai propri doveri contrattuali e quindi di vivere o di avere un'anima interiore che sia colorata di giallo-rosso, è una risorsa. Lui questo tipo di atteggiamento ce l'ha. Ciciletti è un giocatore che da un po' di anni ha delle problematiche, quindi interrompe il lavoro, eccetera. Ma Ciciletti è un giocatore che, per come lo sto vedendo anche in questi giorni, si sta sforzando di... Siccome comunque alcuni parametri fisici, non dico quelli tecnici, quelli si mantengono, perché vabbè, dal punto di vista tecnico è un giocatore forte, è un giocatore che noi proveremo a rimettere a posto, perché lui sta dimostrando di avere voglia di rimettersi in discussione e di rimanere qui e quindi di vivere le nostre interiorità e le nostre emozioni, di condividerle e quindi di fare in modo di realizzarle. La cosa importante, mi auguro che sia così, è che lui non abbia intoppi, perché anche da quel punto di vista sono tanti consigli che gli stiamo dando, alimentari, anche fuori dal campo, prima degli allenamenti, dei protocolli di lavoro che siano adatti a fare prevenzione e rinforzo per le problematiche che ha avuto. Se non ha intoppi, Ciciletti, sono sicuro un giocatore che ritornerà. Poi se avrà intoppi, purtroppo, ma sono sicuro che è un giocatore che, così come Ciano, ma ce ne sono tanti in questo gruppo. Le mie impressioni, ve l'ho detto, sono positive, perché c'è disponibilità. Ma cosa mi aspetto di vedere? Niente. Giocare da squadra, cominciare a intravedere in una fase embrionale tutto quello che gioco forza abbiamo dovuto abbreviare, ma su cui poi ritorneremo continuamente e costantemente. Mi aspetto di vedere quello, mi aspetto di vedere con un atteggiamento diverso, mi aspetto una consapevolezza e mi aspetto di giocare sotto tutti i punti di vista, quando avremo palle, quando non avremo palle, quando dovremo gestire gli equilibri difensivi tutti insieme da squadra. Questo mi aspetto. Proprio su questo discorso, ho ottenuto le risposte che si aspettava da questo gruppo. È una settimana e pochissimo, non c'è neanche la partita ancora da giocare, bisogna ancora giocarla, però insomma si intravede qualcosa di quello che si aspettava. L'ho detto prima, le impressioni sono positive, poi c'è qualcuno che magari in questo momento, diciamo, si sente momentaneamente fuori contesto, non lo so, faccio un esempio, magari perché è squalificato, quindi non vive la gara, questo è anche un fatto normale, però dopo queste situazioni qui passeranno. Ma anche da parte di giocatori, vi racconto un episodio per capire, no? Io c'ho un po' di conoscenza, un po' di esperienza, per cui so che se un giocatore, faccio un esempio di Ciciletti, non gioca da qualche anno con continuità, ha avuto spesso intoppi, se non recupera dal punto di vista fisico non sarà mai in condizione di darti o di esprimere le qualità che ha. Tello, siamo in un momento di emergenza in mezzo al campo, perché lo sapete, perché abbiamo dei giocatori fuori e squalificati, quindi numericamente ne abbiamo due, di cui uno nel ruolo e l'altro che si trova a sforzare, ma sono sicuro che potrà fare bene, perché Pinato è un giocatore di qualità importante, anche lui dal punto di vista fisico crescerà. Ho chiesto a Tello, non volevo neanche sapere nulla di prima, ho detto soltanto queste parole, ho chiamato uno spogliatore, lo racconto per fare capire un po' lo spirito anche di quelli che apparentemente sono fuori, lo spirito che c'è, ho detto: i tuoi compagni, io e te non ci conosciamo, i tuoi compagni siamo in una situazione di emergenza in mezzo al campo, perché abbiamo scelte limitate. Tu sei un giocatore che da 5-6 mesi sta fuori, sei un giocatore che deve recuperare l'80% dal punto di vista fisico, ma sei un giocatore in questo ruolo. Per i tuoi compagni, sei disposto a partecipare alla convocazione e se ci dovesse essere bisogno di 15 minuti, perché più di quello non puoi fare, perché non sei in condizione di farlo,
al di là di quello che è stato prima, delle tue idee, o di quello che sarà dopo, o di quello che sarà dopo la partita lo determinerà sempre il campo, mi ha risposto: grazie sì mister, per i miei compagni e per tutto il contesto io lo faccio, mi fa piacere. E quindi questo è, l'ho raccontato perché non è che Tello sarà un giocatore da domani determinante oppure cambierà qualcosa, il campo conta. Allora lui è da 5-6 mesi che non gioca, è un giocatore che ha avuto qualche intoppo fisico, è un giocatore che deve essere ben allenato, è un giocatore che ha delle qualità e deve essere ben dentro i nostri obiettivi, perché se uno non la vive interiormente, quindi per una volta una tantum, se servirà, visto che non abbiamo altre cose, non posso inventare. La risposta è stata positiva, per questo l'ho raccontato, per far capire comunque al di là di ogni cosa che è avvenuto o che potrà avvenire, perché questo non significa che io apro a tutti, è stato uno stato di necessità, io apro a tutti quelli che in campo esprimeranno tutto quello che devono esprimere, compreso anche il rendimento, e so che uno rende quando sta bene dal punto di vista fisico, quando è al 50% il giocatore non ti dà, non lo vedi neanche, e quindi non è funzionale a quelli che sono i principi e il gioco di squadra. Augusto Serino, anteprima 24, prego. Salve mister, due curiosità. La prima riguarda l'avversario, cioè una Turris da affrontare, che squadra si aspetta di trovare? E la seconda invece è che ambiente pensa di trovare al Vigorito domani? Se magari ha un messaggio anche per i tifosi. La squadra che troveremo di fronte è una squadra, uno, ben allenata e che accetta il confronto. Non è una squadra che specula, non è una squadra, è una squadra che accetta il confronto, cerca di prendere il controllo della gara, ed è anche una squadra di un'ottima cifra tecnica complessivamente. Hanno giocatori pericolosi e di qualità davanti, in mezzo al campo, hanno giocatori importanti sugli esterni, è una squadra completa. E lo dimostrano anche gli ultimi risultati. Brava la società in un periodo in cui hanno avuto risultati negativi a mantenere, diciamo, l'identità e la struttura. Quindi è una squadra che accetta il confronto. Noi vogliamo sappiamo che per vincere la partita dobbiamo fare meglio di loro in campo, sotto tutti i punti di vista, mantenendo l'iniziativa, mantenendo gli equilibri, creando e non concedendo. È una squadra di buona cifra tecnica e di buona qualità in questo campionato, quindi è subito un bel test, ma ripeto, io sono sereno e ho impressioni positive. Domenico Passaro, Lab TV. Per quello che riguarda l'ultima parte della domanda, il pubblico, è gente... ma tocca a noi dentro il campo cambiare atteggiamento, giocare con più intensità, con più attenzione, con maggiore vivacità, con più senso, con più spirito di sacrificio, con maggiore senso di appartenenza. Noi la maglia la dobbiamo onorare, per cui ai tifosi che possiamo chiedere, siamo noi che dobbiamo dare, ma sono sicuro che gradualmente alzeremo questo livello e saremo in grado di dare. Domenico Passaro, Lab TV, prego. Salve mister, buonasera. Chiaramente lei insomma si è riservato questa partita, comunque un po' di tempo adesso, per fare delle valutazioni su questa squadra da ogni punto di vista, non solo tecnico ma appunto anche caratteriale ed umano con i calciatori. E, faccio un parallelismo, so che può dare fastidio in questa fase perché ciò che è stato, forse questo rischia di essere anche un macigno eventualmente per lei, ma lo faccio soltanto per semplificare. L'altra volta le parlai della capacità sua, insomma, che è riconosciuta dai suoi ex calciatori, di tirare fuori il massimo. Mi viene in mente per esempio un Melara, giocatore che sembrava a fine carriera e che in realtà si è riscoperto con lei. Le chiedo se questo lavoro può essere fatto anche con Improta, per esempio, più o meno siamo anche nello stesso ruolo, e che valutazioni state facendo con lui, perché c'è anche quella vicenda comunque contrattuale a cui lei faceva anche riferimento, cioè sul dovere comunque di alcuni giocatori. L'altro parallelismo invece è Ciciretti, è un giocatore che lei fu in grado di completare qui a Benevento. Poi il giocatore ha fatto altre scelte, ha preso altre strade, però fu calcisticamente, secondo me, completo dopo la stagione con lei, e ne ha tratto beneficio anche Baroni. E questo lavoro lo potrebbe fare, per esempio, su un talento? Lo intravede quel talento, per esempio, anche in un giocatore come Bolzius? Chiaramente il discorso di Melara può valere, per esempio, anche uno come Ciano, perché lei dice questa squadra ha qualità, ma fino ad oggi l'abbiamo vista poco, a sprazzi se non nulla. Ho capito le similitudini e dico che in Prota grande positività in allenamento, è un giocatore che sta bene, a differenza di Melara quando arrivò. Poi Melara fece un grande percorso anche fisico, e poi siccome era un giocatore che aveva qualità, un giocatore sta bene ed è inserito in un contesto di gioco che esalta le proprie
positività, le proprie qualità migliori, può solo fare bene. Quindi improda bene, perché è un po' più avanti rispetto a Melara, perché sta bene fisicamente, il giocatore è integro, sta bene dal punto di vista fisico. Si tratterà solo di inserirlo in un contesto adeguato, visto che lui, ci ho parlato diverse volte, la nostra situazione, parlo di nostra situazione, la vive. Tutte queste belle parole poi dovranno essere dimostrate in campo. Io do opportunità, poi aspetto anche le verifiche in campo. Di Ciciretti abbiamo già parlato, Bolsis è un giocatore che ha qualità, così come Simonetti, ma così come Ferrante, e così come altri in questo gruppo. Era un giocatore che poteva fare parte attiva della partita di domani, però ha avuto un piccolo intoppo banale dell'ultimo momento, questa specie di virus intestinale, adesso vedremo e valuteremo. Ma a parte questi nomi, le mie impressioni sono positive. Abbiamo fatto già 7-8 giorni di lavoro e per esperienza e per conoscenza, voglio dire, in qualche modo io una linea l'ho tirata, perché riesco a capire chi è in grado di darci, anche in una prospettiva di immediato presente o di futuro medio, chi sta bene ora ed è in grado di darci subito e chi, senza intoppi, vede il caso di Ciciretti, potrà crescere e darci una grande mano. Non immediatamente, tempo al tempo, i motivi li ho spiegati prima. Per cui Bolsius, Improta, Ciciretti, queste sono le mie valutazioni. Ma anche Ferrante, anche Marotta, beh, Marotta già è un giocatore che ormai ha acquisito una consapevolezza e una mentalità di lavorare, e sta bene anche dal punto di vista, che lui deve, vista fisico, lui deve imparare a fare lontano dalla porta cose semplici, immediate, senza tanti ghirigori, poi è un giocatore che anche lui farà bene. Oreste Tritola, Il Mattino Online, prego. Buonasera mister, le chiedo di Simonetti come sta, che minutaggio ha, ci ha detto che ha delle caratteristiche offensive ed è lì che lei vorrebbe utilizzarlo, e poi le chiedo anche di Pastina, che idea si è fatto lei, poi è chiaro che le altre valutazioni per la situazione che lo riguarda spettano anche insomma al presidente e al direttore, però le chiedo l'idea che si è fatto di lei sul calciatore, sia dal punto di vista tecnico, caratteriale, insomma se lo ha osservato in questi giorni, grazie. C'è una vicenda che è una vicenda diciamo esterna, dal punto di vista tecnico è un giocatore forte, giovane, ma deve riempire il proprio bagaglio nel ruolo che ha di informazioni e di corrette letture difensive, e deve riempire anche il proprio bagaglio, ma questo se sarà disponibile lo farà, ne sono certo, in campo, e deve riempire il proprio bagaglio di atteggiamento consapevole verso la seduta di lavoro per tutto il tempo che dura. Diciamo è un ragazzo che, di grande qualità, ma che va educato nelle attenzioni proprio della seduta. Io dico ai ragazzi, alle squadre che allenano, quando ci si allena, l'allenamento è sacro, è come entrare in chiesa un'ora e mezza, due ore, un'ora e un quarto, un'ora e dieci, è come entrare in chiesa per chi è, come noi, è cristiano, è cattolico, ed entrare in un'atmosfera quasi mistica di grande serenità e però di grande rispetto. Ecco, beh, la frase rende, penso, bene l'idea, è come entrare in chiesa, quando ci si allena è come entrare in chiesa, quindi l'attenzione deve essere massima. In questo lui deve migliorare, gli altri aspetti l'ho detto, non lo so, quello che avverrà, ma è un giocatore che ha qualità. Simonetti bene, reduce bene, anche lui entra in chiesa così, quando si allena lui è già top, così ci capiamo subito senza usare tanti giri di parole, quindi è già consapevole, pur essendo un ragazzo giovane ha già un atteggiamento importante, molto attento e molto professionale, è molto partecipe, c'ha qualità, le sue qualità migliori sono quelle che ho detto prima, soprattutto offensive, ma poi anche un giocatore che ha una buona capacità, soprattutto quando sarà al 100%, una buona capacità aerobica, per cui un giocatore è anche in grado di coprire tanti metri di campo, quindi è un giocatore molto duttile, su cui io conto. Domani Simonetti è un giocatore che potrebbe fare parte della partita. Roberto Corrado, Cronache del Sannio, prego.
Mister, buonasera. Anch'io focalizzo l'attenzione su dei singoli e le chiedo di Alfieri. Si parla tanto di una sua nuova cessione all'Arecanatese, poi ci sono altre squadre interessate al calciatore, però immagino l'ultima parola spetta a lei. E nel centrocampo di Auteri ci potrebbe essere una chance per Alfieri? E poi le chiedo di Carfora, che idea si è fatto di questo ragazzo, perché probabilmente è ancora acerbo per vederlo in una prima squadra. Alfieri avrei voluto vederlo, perché soprattutto perché poi siamo in un momento, ed è un giocatore che non mi dispiace, anzi, un giocatore che mi piace, ma reduce da alcune problematiche regresse al primo allenamento, ma al primo allenamento in cui stavamo facendo anche dei lavori che per lui erano anche adeguati, praticamente il giorno dopo si è fermato, quindi l'ho visto poco, con mio dispiacere, per cui aspetto di valutarlo, poi mercato, non mercato, non lo so, questo è un mercato che dura tanto, ma io avrei voluto già da domani averlo disponibile, non è stato possibile, perché è un giocatore che stimo e ritengo che abbia qualità. Carfora è una piacevole sorpresa, perché intanto è un ragazzo molto ben educato, anche lui, pur essendo giovane, complimenti a chi l'ha allenato da ragazzo e anche ai genitori, perché gli hanno dato evidentemente un'educazione importante. Lui quando si allena è come se entrasse quotidianamente, rigorosamente in chiesa, quindi è sempre molto attento ed è un ragazzo che ha qualità. Con mia sorpresa, perché non lo conoscevo bene, sembra così, ma poi c'ha guizzo, c'ha forza, c'ha gamba, c'ha tecnica. Tempo al tempo, continua così con quell'atteggiamento, avrà anche lui i suoi spazi. Poi dopo è sempre il campo quello che determina. A volte uno ci entra prima di altri, perché non perché ci sono delle gerarchie, perché le motivazioni non bisogna toglierle a nessuno, io penso, perché all'interno di un gruppo si ha sempre bisogno di tutti dentro un campionato, per cui io ho l'abitudine e la cultura di rispettare tutti e di allenare tutti, anche quelli che per una volta, e di coinvolgere e di rendere partecipativi tutti, quindi Carfora è uno di quelli. Gianluca Napolitano, il Corriere del Pallone, prego. Buonasera mister, la mia è più una curiosità che altro, senza fare diciamo dei parallelismi con quello che è stato il passato, volevo capire secondo i suoi parametri, proprio dal punto di vista fisico, parlo atletico, ecco, come ha trovato in generale questa squadra? Vedo, secondo quelli che sono i suoi parametri, che sappiamo, insomma, lei dal primo momento ha parlato di dare un po' più di intensità durante la partita, quindi ovviamente dal punto di vista atletico bisogna essere un certo livello. Ma l'intensità, ognuno di noi ha dei criteri, no? La squadra è ben allenata, cioè dal punto di vista fisico assolutamente, ma poi è anche normale a dicembre, così a gennaio, dove la squadra è ben allenata, la squadra dal punto di vista fisico sta bene. Poi ci potrà essere un giocatore come Pinato che è arrivato dopo, che ha saltato un po' la preparazione, che quando è arrivato si è fermato e che quindi è destinato attraverso la continuità di lavoro a migliorare, questa è un'altra cosa. La squadra complessivamente sta bene dal punto di vista fisico, quindi mi è preceduto, ha fatto un ottimo lavoro. Poi un'altra cosa per quanto riguarda i giovani, lei ha parlato prima di Siponetti e Carfora, e ho capito insomma che è un giudizio abbastanza positivo. Se c'è qualche altro giovane che insomma l'ha impressionata, che non se l'aspettava, insomma, che può fare anche al caso del Benevento anche in relazione al futuro. Lo dico perché ne ho già parlato con lui, Viscardi è un ragazzo che ha delle buone potenzialità. Io sono aperto. Il mio obiettivo è quello di migliorare individualmente tutti i giocatori che fanno parte di questo gruppo, di dare un'identità forte, di coinvolgerli nei principi di gioco e di creare delle soluzioni per loro, adatte a loro, alle loro caratteristiche migliori, e di fare in modo di eliminare, che ognuno di noi ce li ha, i difetti. Quando un giocatore diciamo esalta i propri pregi, le proprie qualità migliori e nasconde i propri difetti, quindi non entrando mai nelle situazioni in cui non è forte,
il giocatore alza il livello della prestazione, molto semplice. Luigi Trusio, Il Mattino, prego. Mister, le volevo chiedere innanzitutto come sono andate le operazioni di peso dei calciatori che lei sicuramente avrà effettuato conoscendo la sua maniacalità, soprattutto su questo nel post festività. E poi oltre a questo le volevo chiedere un tridente come quello che sta sperimentando lei, anche se non necessariamente perché ha fatto diverse prove, ma con tre attaccanti puri, ritiene sia sostenibile da questa squadra, a questo organico che lei ha a disposizione? Glielo chiedo perché Andreoletti in più di una circostanza invece aveva precisato che a suo giudizio non erano sostenibili tre attaccanti, o perlomeno non ancora in quella determinata fase del campionato. Lui tendeva sempre a schierare nei tre davanti un centrocampista per avere più copertura. Grazie. Gli attaccanti hanno dei compiti difensivi nel rispetto delle loro caratteristiche, non è che perché sono attaccanti aspettano soltanto la palla lì e si disinteressano di tutti quelli che sono i concetti difensivi. Chiaramente un attaccante non verrà mai a inseguire un avversario sulla nostra bandierina del calcio d'angolo, voglio dire a fare 80 metri di campo, ma hanno dei compiti difensivi. Così come quando si attacca il gioco di squadra supporta il movimento del reparto offensivo. Non capisco perché gli attaccanti si dovrebbero limitare solo ad attaccare. Se estremizzassimo il concetto, allora nessuno li dovrebbe sostenere. Ma il calcio è fatto di movimento, non di numeri, per cui tre. Dovremmo essere bravi a difendere anche in 10, nel rispetto di alcune caratteristiche, e si difende da squadra. Abbiamo lavorato su questo, poi gli equilibri li dobbiamo mantenere, quello è fondamentale. Da questo punto di vista siccome ci sono dei criteri chiari, loro sanno cosa devono fare per essere la prima linea difensiva della squadra e lo devono fare, punto. Nessuno gli chiede di fare delle cose che li possono snaturare. Poi ci saranno altri giocatori che noi, se teniamo bene il campo a due e mezzo a campo, non ci dobbiamo essere mai, perché scaleremo la posizione con gli esterni, i due centrocampisti copriranno sempre 30 metri di campo, a volte si potranno trovare anche a tamponare qualche volta in una situazione laterale, ma un attimo dopo ci devono essere i rientri. Quando saremo bassi, questi due centrocampisti saranno compensati dal movimento di uno dei tre centrali, centrale di destra o centrale di sinistra, perché saremo schierati lì con i quinti e quindi sono quasi dei centrocampisti aggiunti, ma sono criteri che si stabiliscono, a cui poi bisogna addestrare i giocatori, e poi quando trovano la situazione hanno la soluzione adeguata. Cose da fare ce ne sono tante, abbiamo cercato di accorciare, però io mi aspetto di vedere delle cose, certo che sì. Peso? Il peso, forse c'è qualcuno che mi segue, perché abbiamo anche una nutrizionista che mi accompagna, quindi forse. Ma il peso in un giocatore, ma parliamo di atleti, ma a tutti i livelli, ma diciamo, di che parliamo? Se uno ha 3-4 kg in più oppure tende a ingrassare, ma si fanno dei lavori che durano 3-4 mesi dove uno allena la forza in tutte le varie componenti per migliorare dei centesimi di secondo nell'accelerazione, uno c'ha 4 kg in più, ma che lavoro a fare allora? Tempo perso. Quindi qualcuno mi sta accompagnando, io ne sono felice. Ma i giocatori ne sono consapevoli. E quelli che sono al limite, definiamoli così, cominciano ad avere già il tarlo, il pensiero, e quindi si mantengono fuori, perché ognuno di noi, io posso mangiare, non è che mangio tantissimo, ingrasso poco, perché è una questione di metabolismo, non lo so, c'è gente che mangia una fettina di pane e mette un chilo, uno deve sapere, non è che bisogna fare le suore di clausura, no. Perché ogni tanto qualcosa bisogna, però quando uno lo sa e una volta eccede, può capitare, nei tempi giusti, però i tre giorni dopo si controlla e quindi recupera. Se gli eccessi dopo eccessi non vanno bene, ecco qual è il senso. Franco Santo, Corriere dello Sport, prego. Volevo solo chiudere con una curiosità sul piano personale, lasciando perdere il fatto della...
Una prima volta, è un esordio bis, anche se c'è tanta esperienza, ma è proprio uguale a ogni esordio o c'è qualcosa di diverso? Sai cos'è che nel tempo uno facendo questo lavoro impara, diciamo, a gestire, non è che non ci sono, impari a non manifestarle, però c'è da parte mia, ma si impara a gestirle bene, perché ci si concentra su quelli che sono gli aspetti della gara, almeno per 98 minuti, perché tanto le gare durano 98 minuti ormai.